Siamo a bordo di nave Vespucci. È stata una giornata particolare, il secondo incontro della storia tra Luna Rossa e questa meravigliosa nave. Sono due simboli dell'Italia sul mare, tanto diversi tra loro, ma così vicini nel messaggio che portano alla gente. La prima volta si sono incontrate nel 2002 a Auckland. Lo sport penso sia il veicolo oggi che dovrebbe essere utilizzato di più per comunicare alcuni temi, no? Quello che dicevi tu, la sostenibilità, ma anche l'educazione, no? Perché poi alla fine andare per mare vuol dire anche essere educati nei confronti dell'ambiente che ci circonda. Il nostro ufficio è il mare e ovviamente il mare è quello che tu butti prima o poi te lo restituisce indietro, quindi la vela è sicuramente un veicolo di comunicazione importante a livello sociale, a livello anche etico. Oggi è anche una giornata particolare perché la Vespucci ha visto anche la transizione di quello che è accaduto in 20 anni di Coppa America, no? A Auckland all'epoca si navigava con la barca completamente in acqua, in 20 anni adesso le barche volano e fanno velocità che sono quasi 3 volte quella del vento. Senta, cos'è nave Vespucci? Per la nave, che è la nave più anziana della Marina Militare, con ben 92 anni di storia sulle spalle, anzi sulla coperta, direi che questa nave è diventata un simbolo dell'Italia nel mondo, un simbolo dell'Italia nei confronti degli italiani. Siamo una delle case degli italiani sicuramente, sia quando ci fermiamo in un porto nella nostra bellissima nazione che quando andiamo all'estero a rappresentare, a portare la bandiera dell'Italia in giro per il mondo. Oggi avete incontrato Luna Rossa, un altro simbolo un po' diverso, tanta velocità, tanta tecnologia. Siamo ugualmente unici nel nostro genere. Questa è, dicono altri, che sia la nave più bella del mondo, è comunque una delle navi più anziane di tutte le navi scuola, di tutte le marine del mondo. E mentre Luna Rossa è sicuramente un simbolo di velocità, di dinamismo, di volare sopra le onde. Noi andiamo un po' più piano, ma siamo secondo me ugualmente due simboli dell'Italia. Nave Vespucci è in procinto di partire per il suo secondo giro del mondo, mentre Luna Rossa affronta la 7ª sfida alla America's Cup, che ve lo ricordiamo, settembre-ottobre 2024 a Barcellona. 32 porti, 29 nazioni toccate, più di 40.000 miglia, è il secondo giro del mondo che affronta questa nave, ma è il primo in cui questa nave affronterà il periplo del Sud America, quindi affronterà Capo Horn o Magellano, quello che sarà possibile fare. Controvento, se non sbaglio. Contromare, controvento, a noi le sfide ci piacciono. Sì, è anche un po' un modo per augurarsi un in bocca al lupo, no? Un in culo alla balena, come si dice in marineria. Come dicevi tu, la Vespucci partirà per quasi 3 anni in giro per il mondo, toccando e portando un po' anche d'Italia e l'italianità in giro per il mondo. Noi siamo nelle fasi finali della preparazione della prossima Coppa America, quindi era un modo anche per salutarci questa sfida importante. Sarà un evento particolare, perché tornare in Europa dopo tanti anni, credo ci sarà tanta pressione anche mediatica, ma anche di pubblico, no? Penso che verranno migliaia di persone dall'Italia a supportare il team. E quindi c'è molta aspettativa, quindi dovremmo essere bravi anche a gestire quello.